Bentornati al consueto appuntamento con le notizie settimanali della Valle d'Aosta su Alpi7. Dopo un breve stacco pubblicitario vedremo i principali avvenimenti degli ultimi 7 giorni in valle. A tra poco. La tua azienda su aostaoggi.it. Un pensiero vincente per un risultato immediato ed efficace. Aostaoggi.it è il più letto notiziario quotidiano online della Valle d'Aosta. Aostaoggi.it è sempre nei primi posti su Google, cercando le news della Valle. Aostaoggi.it entra nelle case della Valle d'Aosta insieme all'immagine della tua azienda. Non aspettare, le idee vincenti si prendono al volo. Contattaci agli indirizzi in sovraimpressione e da oggi anche la tua azienda farà parte di un'idea vincente. Vigili del fuoco e protezione civile sono alla ricerca di un uomo di 47 anni, di nazionalità rumena, che domenica 28 giugno si è tuffato nella Dora Baltea ed è scomparso. L'uomo, Danut Kata, operaio e residente a Saint-Vincent, si è gettato dal ponte delle Capre intorno alle 17:30 per fare un bagno. Alla scena ha assistito un amico che era con lui. È stato quest'ultimo a recarsi dai carabinieri di Châtillon-Saint-Vincent intorno alle 19 per chiedere aiuti. Le ricerche, sempre con esito negativo, si sono prima concentrate nel tratto dove l'uomo si è tuffato in acqua e si sono poi spostate lungo gli argini del fiume nel comune di On e Montgiovet. Un uomo residente a Sarre è stato denunciato a piede libero venerdì 26 giugno dalla polizia per aver colpito con una spranga in ferro una guardia giurata all'interno del supermercato Standa di Via Festas ad Aosta. L'accusa è di lesioni personali aggravate. L'uomo era stato ripreso dall'addetto alla sicurezza perché stava mangiando all'interno del supermercato e ha reagito afferrando una spranga di ferro e colpendo la guardia giurata alla testa. Quest'ultima ha risposto all'attacco sferrando un pugno all'aggressore. Il mercoledì precedente lo stesso uomo era stato denunciato per furto perché sorpreso a rubare all'interno dello stesso supermercato. È stato inaugurato venerdì 26 giugno dal sindaco di Aosta Guido Grimaud il parco di Regione Saumon, situato lungo il torrente Butier, che copre una superficie di 16.000 metri quadrati. L'area, aperta agli aostani già da un anno, è dotata di percorsi ciclabili e pedonali, di un'area gioco, tre laghetti artificiali di circa 1.500 metri quadrati, con un ponte in legno per attraversarli, un'area di sosta con tavoli ed una zona per la pratica sportiva libera dotata attualmente di due tavoli da ping pong. Un fabbricato ospita i servizi igienici e i locali di servizio. All'interno dell'area verde sono presenti anche numerose specie arboree a scopo didattico. Sono 40 i progetti che otterranno il finanziamento previsto dal programma di sviluppo rurale 2007-2013, utile a rivitalizzare centri abitativi montani in via di spopolamento. La graduatoria degli interventi è stata approvata dalla Giunta ed esclude 5 domande, 4 delle quali potranno essere ripresentate con il prossimo bando. In totale, le richieste accettate prevedono una spesa di 7 milioni di euro, di cui 30% a carico dei 40 comuni che hanno presentato la domanda di contributo. Il restante 70% è coperto da stanziamenti europei, statali e regionali. Per ogni domanda, la spesa massima ammissibile era di 180.000 euro. Gli interventi ammessi a finanziamento riguardano soprattutto la sistemazione della viabilità interna ai villaggi e la realizzazione di parcheggi, ma anche il recupero di edifici abbandonati e di valore storico-culturale, la riqualificazione ambientale degli abitati ed il rifacimento delle reti tecnologiche e dei servizi. Entrerà in vigore il 27 luglio il protocollo d'intesa tra Regione e società SAV e RAV per la liberalizzazione del tratto di autostrada A5 compreso tra i caselli Aosta Est e Aosta Ovest. Per un anno, questa è la durata della sperimentazione, gli automobilisti che percorreranno i circa 12 km del tratto autostradale entrando al casello di Quart ed uscendo al casello di Emaville, o viceversa, non pagheranno il pedaggio. Per effettuare il transito gratuito sarà necessario dotarsi di un telepass al costo di 1 euro. Secondo gli studi effettuati, la tangenziale sarà percorsa da 2.000 veicoli al giorno, circa il 10% del traffico che attraversa il capoluogo regionale lungo la strada statale. L'operazione inoltre permetterà di dimezzare i tempi di percorrenza. Da mercoledì 1 luglio la cooperativa sociale Progès di Parma è subentrata al consorzio di cooperative valdostane Trédunion nella gestione dei servizi di assistenza sociale agli anziani nel territorio comunale di Aosta.
Il cambio di gestione è stato deciso da una gara di appalto indetta dal comune, il cui esito, reso noto a metà giugno, ha provocato grandi proteste tra i lavoratori del consorzio Trade Union, preoccupati per il futuro dei posti di lavoro. Le proteste hanno dato vita, giovedì 25 giugno, ad una manifestazione sotto il municipio di Aosta, a cui hanno partecipato circa 400 lavoratori. Il Trade Union ha anche inviato al comune di Aosta una diffida dal mettere in atto il cambio di gestione e ha presentato ricorso al TAR contro l'esito della gara di appalto per via di alcune gravi irregolarità che sarebbero state riscontrate. Chiudiamo il notiziario con una tragica notizia risalente a mercoledì 24 giugno. Un operaio è morto ed altri quattro sono rimasti feriti nell'incidente avvenuto sull'autostrada A5 Aosta-Torino all'altezza di Arnà. Un tir con targa belga che trasportava carne suina è uscito di strada travolgendo la squadra di lavoratori, tutti marocchini residenti nel Vercellese, mentre questi erano intenti a tagliare l'erba lungo una piccola scarpata a bordo strada. Due operai sono rimasti feriti in modo lieve, altri due hanno riportato ferite giudicate guaribili in 8 e 40 giorni, mentre un loro collega di 57 anni è rimasto schiacciato sotto la cabina di guida e non si è salvato. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è stato causato da un colpo di sonno dell'autista, un cittadino greco. L'uomo è stato iscritto dalla procura di Aosta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. E con questo è tutto, rinnoviamo l'appuntamento tra 7 giorni, sempre con Alpi7. Arrivederci.